lo spreco alimentare è un punto di partenza, perché lo sviluppo può anche passare attraverso la responsabilità civile. In mare si spreca un'enormità di risorse, oltre che nei banchi del consumo, si spreca anche in quelle risorse che vengono rigettate, lo scarto di pesca dei pescatori, e si sprecano anche quelle risorse abbondanti che non vengono pescate. Lo scarto di pesca è di dimensione enorme, basti pensare che il 60% della cattura della pesca a strascico è rigettata a mare e può essere quasi tutta integralmente recuperata. Invece le risorse a mare che non vengono utilizzate sono i famosi pesci dimenticati o pesci perduti, sono una grande quantità che vanno restituiti al consumo. Non sprecare significa anche risparmiare. Ecco, come non sprecare? Non sprecare si tratta di poter utilizzare al meglio le risorse, pescare quello che serve per evitare degli sprechi e allargarsi a altre specie oltre quelle iconiche. Sapete che un tempo si consumavano 140 specie di pesci, oggi se ne consumano solo 40 e l'80% del consumo è su 10. Tutto il resto viene rigettato a mare e non si usa. Dobbiamo riscoprire i sapori perduti, sono anche una strada del recupero della cultura, indispensabile al futuro della pesca. Il professore Vincenzo Arizza presenta un progetto molto importante che parla di scarti ittici e valorizzazione e sfruttamento biotecnologico. Di cosa si tratta? Sì, si tratta di un progetto finanziato dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana. È un progetto che dura un anno e finirà a marzo del 2019. Noi in questo progetto abbiamo cercato di valorizzare gli scarti della filiera ittico-conserviera e lo scarto della pesca per ottenerne molecole bioattive che possono essere utilizzate successivamente o nell'impiego biotecnologico o nutraceutico come integratori alimentari e ancora nella cosmetica e infine anche in mangimistica. Quindi niente viene scartato? Assolutamente nulla. Cerchiamo di entrare in quel sistema virtuoso dell'economia circolare, del waste zero, per cercare appunto di recuperare biomasse importanti che vengono comunque sottratte dall'ambiente marino e che già di per sé creano grossi problemi. E proprio per evitare di vanificare questo prelievo così massivo dall'ambiente naturale, cerchiamo di utilizzarlo e valorizzarlo fino alla fine.